Allora, buongiorno a tutti, possiamo iniziare la trasmissione. Oggi è Buongiorno. sabato 8 di ottobre. Buongiorno Cinzia, buongiorno e benvenuta a tutti. Questa è la seconda, il secondo intervento. Io sono Massimo Michele Guerrieri, chiamato anche Dottor Max. Questo è il secondo intervento nel quale parleremo dell'oro, di oro. Io mi presento come consulente oro. In questo momento ho anche un altro canale, chi mi conosce, io ho messo insieme un piccolo programma, diciamo così, che è sempre all'interno di Destinazione Estero adesso, per quello che riguarda un possibile trasferimento anche temporaneo in Tanzania o a Zanzibar, che poi è presentato nei piani B e piani C, che io presento il mercoledì sera alle 21. Ecco, quindi praticamente in questo momento qui io mi occupo di questi due progetti. Allora, non vi voglio tediare troppo su chi sono io, magari molti non mi conoscono, bisogna che abbiate un po' di pazienza perché adesso non voglio spendere troppo tempo. Diciamo che sono un ricercatore indipendente che si è spostato lo scorso anno, in aprile, in Tanzania, dove parlo a questo momento e dove vivo stabilmente da New York, dove ho passato gli ultimi 20-21 anni. Io mi sono trasferito a New York con la mia famiglia per lavoro nel 1999. Quindi ho maturato, diciamo, un'esperienza abbastanza importante, perché ovviamente spostandosi a New York si imparano tante cose, si impara l'inglese, si conosce tanta gente, anche di razze e culture diverse, tutte cose che risultano particolarmente importanti, per esempio per quello che riguarda l'organizzazione anche adesso che offro io sul piano B e piano C, ma anche sulla consulenza oro. Durante la pandemia ho avuto il tempo di scrivere una trilogia intitolata Nuovo Ordine Mondiale, nella quale ho raccolto gli scritti e gli interventi di molti autori quasi totalmente sconosciuti in Italia e che è disponibile, scaricabile dal mio canale a menteaperta.net e che per 9,99 euro, ma che offro per gli amici che mi seguono sui miei canali Telegram gratuitamente, se la richiedono, li mando il link così almeno la leggono, perché in quel lavoro lì c'è scritto purtroppo in un certo senso, c'è scritto tante cose. E ci sono molte cose interessanti anche in relazione, per esempio, alla pandemia che è successa, no? Quindi leggendo e documentandosi, come sempre, solo la conoscenza ci renderà liberi, eh? Una delle ragioni per le quali siamo in un grande momento storico di difficoltà è perché purtroppo in tante cose non abbiamo una conoscenza di base che ci permette di capire l'evoluzione di quello che sta succedendo. Naturalmente io apro i microfoni a tutti, insomma do a tutti il benvenuto e inizio, ho già iniziato la mia presentazione. Quindi ho messo insieme questo libro e chi lo vuole me lo può richiedere. Poi, come omaggio, approfitto per dire questa cosa, come omaggio per chi mi segue, posso inviare gratuitamente il prospetto piano B e piano C per visitare la Tanzania e Zanzibar, che ha un valore, diciamo, di 33 euro. Chi è interessato comunque mi può contattare e do tutte le informazioni. Allora, oggi è la seconda puntata che io sto presentando, che sarebbe la puntata nella quale leggo la seconda parte, vi leggerò la seconda parte di quello che ho scritto sul report. Il report è sempre sul mio sito a menteaperta.net, cliccate sulla casellina consulenza oro e trovate la prima parte, la storia di un tradimento. La volta precedente ho letto la prima parte, che se ve la volete riascoltare potete farlo andando sul mio canale di YouTube a Massimo Michele Guerriere. Lì trovate tutti i miei interventi, insomma, diciamo moltissimi dei miei interventi di vario ordine tipo. Gli ultimi caricati sono in relazione sia al piano B e C che alla consulenza, per esempio, che ho fatto la scorsa settimana. Allora,
Come ho detto all'amica Dakota precedentemente, la maniera migliore per affrontare l'argomento, per chi non lo conosce affatto, è quello di documentarsi, come dovremmo fare sempre tutti. Purtroppo siamo un po' pigri, un po' tutti, e non leggiamo più. Magari ci mettiamo davanti al video, vediamo, ascoltiamo questi pseudo esperti e ci fidiamo di quello che ci dicono. Però in realtà non è secondo me questo l'approccio giusto. Quindi per facilitare un po' l'apprendimento dei punti essenziali, no? Nel momento in cui si deve acquistare oro, come perché, mi sono messo lì da ricercatore indipendente, ho messo insieme questo piccolo report attraverso il quale, che invito tutti a leggere, attraverso il quale però secondo me riuscite diciamo, ad avere un'idea abbastanza chiara di quelle che sono tutte le problematiche relative all'acquisto dell'oro. Oro che potete comprare e tenere, per esempio, in una cassetta di sicurezza, oppure oro che volete comprare, oro sfuso, e poi farvelo consegnare a casa. Sono tutti aspetti che ovviamente vanno digeriti, diciamo così, e a seconda delle esigenze, ognuno ha esigenze diverse. E scegliere una soluzione o l'altra. Allora, chi mi conosce sa che io lavoro in associazione col dottor Walter Manca, che saluto e ringrazio della sua presenza, con un istituto in Germania che offre un servizio che io ritengo consono alle esigenze di coloro che devono investire un certo quantitativo di oro. Per coloro invece che hanno bisogno, vogliono comprare piccole quantità d'oro, noi stiamo lavorando per cercare un banco metalli che ci possa sostanzialmente possa vendere l'oro ai nostri clienti a un prezzo ragionevole. Ci stiamo lavorando e una volta che saremo pronti, spero a breve, i miei clienti, i nostri clienti possono per grandi quantitativi, appunto, comprare l'oro e stoccarlo, in questo caso presso questo istituto, oppure comprarlo, contattarci e comprarlo sfuso. Quindi in quel caso saremo in grado di offrire una consulenza dalla A alla Z. Io ripeto, mi presento come consulente indipendente perché in effetti credo che sia questa la maniera migliore per assistere i miei clienti, perché se poi si lavora con un'azienda soltanto, evidentemente si lavora per quell'azienda. Siccome questo istituto in Germania, che si chiama Auvesta, non mi paga, sostanzialmente io sono un ricercatore indipendente e voglio mantenere questa posizione. Allora, a questo punto approfitto per dirvi un'altra cosa importante, molto importante, in relazione al report che ho messo insieme. Il profilo che questa azienda vuole mantenere dal punto di vista pubblicitario e comunicazionale è un profilo che io condivido, diciamo di basso profilo, un posizionamento di basso profilo. Loro naturalmente trattano con grandi investitori, privati e pubblici, e non hanno bisogno di tutta questa grande, pubblicità. Quindi io devo, rispettare questo loro desiderio e il report che, leggerete, immagino a partire dalla prossima settimana, quello, esistente va bene, però sarà un attimino rivisto nei contenuti, sarà un po' un report soft, quindi tutti coloro che sono interessati è bene che se lo leggano, diciamo, questo fine settimana, che poi sarà leggermente cambiato. Molto soft nella presentazione dei contenuti, però sarà disponibile per chi lo richiede gratuitamente un PDF invece nel quale io vado ad approfondire alcuni argomenti molto interessanti che evidentemente, come vi ho appena detto, non posso fare nel documento ufficiale. Intendiamoci, non si parla di speculazioni o di cose così campate in aria, perché io tutte le cose, chi mi conosce lo sa, tutte le cose che io cito le fonti, e quindi diciamo cerco sempre di lavorare a livello professionale. Ci sono degli argomenti appunto che non vogliono che si affrontino e io non li affronto pubblicamente, però
come sappiamo, in maniera riservata, io posso mandarvi certamente a chi è interessato un documento nel quale io dico quello che penso e la verità, e quindi sotto questo punto di vista accontentiamo tutti. Allora, io faccio una breve pausa chiedendo se per caso avete delle domande da farmi. Molti mi conoscono già, io saluto tutti, Roberto, Alberto, Stefano, ciao, che si è collegato in questo momento, benissimo, Buongiorno a tutti. siete tutti. Ecco. E naturalmente chiedo se avete Scusa il delle domande, se ritardo, no Max. poi magari, prego, non ci sono problemi, se inizio, se no altrimenti inizio la lettura. Spero di non tediarvi troppo della seconda parte del saggio di cui vi ho appena accennato. Prego, se avete le domande, fatele pure, tanto non ci sono problemi. Qualsiasi tipo di domanda. Prego. Non siate timidi o timide. Le domande che fate possono essere anche utili per tutti gli altri amici che ci stanno seguendo. Buongiorno Maurizio. Io non attivo la camera, a proposito, perché vivo in una zona abbastanza fuori da Dar es Salaam, che è la città più importante della Tanzania, e non c'è tanta banda internet, naturalmente, insomma, non c'è tanta copertura, quindi preferisco non Scusa utilizzare Max, il video perché sennò poi ci blocchiamo. Prego Stefano. c'era una mano alzata, ho visto di una persona. Allora chi era? Intervenga pure. No, non ricordo, so solo che l'ho sbloccato Forse adesso. ero Vabbè. io, ma era per salutare. Buongiorno. Alberto, prego, prego Alberto, dimmi. No, era per salutare. Buongiorno, io ascolto sempre volentieri. Ah, ciao Buongiorno. Alberto. Sì, va bene, benissimo. Benvenuto. Benissimo. Allora via, io do Jax e inizio, se non vi dispiace, la lettura della seconda parte del libro. Questo è un saggio che io ho messo insieme, come dicevo, per facilitare tutti coloro che vogliono approfondire l'argomento, perché tante volte queste cose gli esperti non ve le dicono, eh? Quindi ve le dico io. Io che non sono esperto, che cosa posso fare? Allora, seconda parte è la storia dell'oro. I contenuti che seguono sono stati tratti dal libro di Ferdinand Lips, Gold Wars, Le guerre dell'oro, la battaglia contro la moneta fiat vista da una prospettiva svizzera. Ferdinand Lips, infatti, è stato un banchiere svizzero e alla fine della carriera ha sentito il bisogno di scrivere questo libro, nel quale, molto importante, nel quale ha detto delle cose interessantissime. Che cosa è veramente l'oro? Vi leggo alcune citazioni storiche tratte dal libro. L'oro è un dio vivente, governa con disprezzo tutte le cose terrene tranne la virtù. L'oro è stato lo standard di tutte le grandi civiltà. Questo qui l'ha detto un poeta romantico inglese chiamato Shelley. L'oro è denaro e nient'altro. Qui l'ha detto JP Morgan, fondatore della banca che adesso è la mia banca di New York, che si chiama Chase Bank, è uno dei fondatori, se non vado errato, della Federal Reserve. Non fu Filippo, ma l'oro di Filippo che conquistò le città della Grecia. Questo l'ha detto Plutarco, storico greco, filosofo greco. L'oro è il sovrano di tutti i sovrani, Democrito, filosofo greco. Allora, leggo un po' della storia antica. Mi potete interrompere in qualsiasi momento, non ci sono problemi. Gli egiziani furono i primi a estrarre e utilizzare l'oro su larga scala. Tra i 4000 e i 2000 a.C. si narra che ne produssero fino a 750 tonnellate. La maggior parte di questo vasto territorio divenne proprietà dei faraoni e gran parte di esso fu utilizzato per l'elaborata decorazione delle tombe reali. Furono i greci i primi a usare l'oro come moneta sotto forma di conio. Le prime monete d'oro puro furono tuttavia coniate dal leggendario monarca Lidio Cresio, ultimo re di Lidia, il cui vero nome era Caros. Il famoso figlio di Filippo, Alessandro Magno, completò l'opera coniando lo statere, la principale moneta mondiale dell'epoca, diffondendola fino all'India. L'imperatore romano Cesare introdusse la moneta d'oro aureus, che con Augusto divenne la moneta del primo mercato comune d'Europa che durò per secoli come moneta mondiale superiore. Anche gli ufficiali romani ricevevano la paga in aureus.
anche Nerone coniò monete. Questa prassi durò più di 300 anni e, come scrisse Edward Gibbon nella sua opera Il declino e la caduta dell'impero romano, non ci si dovrebbe chiedere perché Roma sia crollata, ma piuttosto perché sia durata così a lungo. La stabilità dell'euro prevalse per 75 anni sotto Cesare e Augusto. Alla fine i Romani ottennero un imperatore, il grande Costantino, che aveva una certa conoscenza dell'economia e delle arti militari e riuscì a arrestare la disgregazione dell'impero. Vediamo un po' se è stata la pagina, no? Fu il fondatore del nuovo impero romano d'Oriente, di Bisanzio, ove coniò il solidus o Bisante, come lo chiamavano i greci. In realtà fondò una nazione completamente nuova che sarebbe sopravvissuta all'impero romano d'Occidente, come impero romano d'Occidente, per oltre 1000 anni. Il solidus divenne l'unità monetaria di base del mondo. È un fatto che finché l'impero bizantino mantenne rigorosamente la purezza e il valore del solidus, l'impero non soccombette mai a un invasore straniero. C'è molta saggezza da trarre da questo fatto, dice Lips. Anche gli storici non esperti di economia riconoscono che la lunga sopravvivenza dell'impero bizantino, circondato da vicini ostili, fu principalmente dovuta alla superiore organizzazione economica e alla sua struttura finanziaria basata sull'oro. Adesso andiamo al Medioevo. Avete domande? Andiamo al Medioevo. Fu l'emergere delle città-stato italiane che portò l'Europa fuori dal Medioevo. Da un rinnovato interesse per la cultura e un rapido progresso economico si iniziò a formare quella che oggi è chiamata la civiltà occidentale. Nel 1252 la Repubblica di Firenze iniziò a coniare la prima moneta d'oro in Europa dopo l'Aureus di Cesare, il fiorino d'oro, il mezzo monetario di eccellenza. All'epoca non si poteva ancora parlare di gold standard. 28 anni dopo, nel 1280, la Repubblica di Venezia seguì l'esempio coniando il ducato dello stesso peso e valore del fiorino. Alla fine del secolo, quasi tutte le altre città dell'Italia settentrionale e molte d'Oltralpe emettevano monete d'oro in tagli dai fiorini fiorentini e ducati veneziani. Secoli dopo, lo stesso Napoleone, di fronte alla disperata situazione finanziaria, agì brillantemente. Sebbene gli fosse stato consigliato di emettere nuova carta moneta, lui la rifiutò. Mai rispose: pagherò in contanti, oro e argento, o niente. E non infranse questa promessa nemmeno durante l'emergenza di 100 giorni. Napoleone riorganizzò l'economia della Francia sulla base del gold standard, che durò fino al 1914, quindi per 100 anni. Le monete d'oro francesi più popolari sono ancora chiamate Napoleone. Ci sono domande? Vado avanti. Storia recente. La M.N. Rothschild & Sons, o Rothschild & Sons, la compagnia della famiglia Rothschild nella City di Londra, è il luogo in cui avviene la fissazione dell'oro, che iniziò nel 1919. A seconda di Eustace Mullins, autore americano da me più volte citato nella trilogia, si tiene due volte al giorno, alle 10:30 e alle 15:00. New Court si trova nel sito architettonicamente ricco di St. Smith's Lane, uno stretto vicolo medievale nel cuore della City di Londra, nota come Square Miles, poiché è poco più di 1.12 miglia quadrate. Ricordo che la City di Londra fa parte della famosa triade delle città-stato, insieme a Washington DC e a Vatican City. Chi legge il mio dialetto, insomma, la mia trilogia, nel capitolo 3 parlo molto dell'importanza di queste tre città. Il professor Antal Fekele disse: oro e argento non sono stati scelti da governi corrotti e da loro scagnozzi, ma da millenni sotto la guida divina. Sono i veri metalli monetari che ci sono stati tramandati da tempi biblici. E ancora aggiunge: la proprietà dell'oro non riguarda la lussuria, riguarda la libertà dell'individuo. Il gold standard non è un gioco, è l'incarnazione del principio senza tempo, pacta sunt servanda, le promesse, in latino che vuol dire, le promesse sono fatte per essere mantenute. E
Fernando Lips, nella seconda parte del libro Cold Wars, continua scrivendo: per spiegare i motivi per cui la guerra contro l'oro si è intensificata negli anni, bisogna tornare agli eventi cruciali storici degli anni 30 in America, ovviamente. L'economia keynesiana era diventata la teoria economica dominante nel mondo e, con alti e bassi, questo è vero sino ad oggi. L'avvocato, docente e autore americano René Worster ha scritto nel suo libro Parlando con riservo: nessun governo può operare con un sistema monetario costituito solo da moneta fiat senza aspettarsi gravi turbulenze economiche e alla fine dover affrontare il tragico gioco della resa dei conti. Un sistema monetario fiat spinge alla dissolutezza legislativa e produce inevitabilmente inflazione. Nel 1933 il presidente russo... Max, prego. Max, scusami, sono Stefano. Allora, avrei una domanda. Ma perché ci fu questa guerra contro l'oro, diciamo? Lo scopriamo tra breve. Ora te lo spiego, ci arrivo, no? Grazie mille, grazie, scusami. Prego, niente. Ok, grazie. Nel 1933 il presidente russo Roosevelt ci costrinse, dice Lips, ad abbandonare il gold standard e a cedere al governo tutti i nostri certificati d'oro in cambio di carta moneta. Era persino vietato usare l'oro come misura del valore nei contratti. Da allora e fino al 75 è stato illegale detenere oro tranne che per uso commerciale autorizzato. Poco dopo l'emanazione di questi divieti, il presidente, con l'autorità concessa dal congresso, svalutò il dollaro d'oro. Una volta le monete ricordate che erano d'oro, questi passaggi hanno inaugurato l'era del finanziamento del deficit e dell'intervento governativo inetto che ci ha portato all'attuale stato di disastro, dice Lips. È davvero strano che il presidente Roosevelt non abbia visto l'immoralità dei decreti che il congresso ha adottato. Forse non gli importava? In una conversazione nell'ufficio del senatore Carter Glass, dopo aver appreso dell'annuncio che avremmo ripudiato la nostra promessa contrattuale di ripagare i titoli di Stato in oro, il senatore disse: è disonore, signore. Questo grande governo, forte nell'oro, sta infrangendo la sua promessa di pagare in oro le vedove e gli orfani ai quali ha venduto titoli di Stato, con l'impegno, appunto, di ripagarli in moneta d'oro per l'attuale valore. Sta infrangendo la sua promessa di scartare la sua carta moneta e monete d'oro. È disonore, signore. E così fu. Mr. Worster aggiunge: è molto importante studiare la storia antica perché fornisce un quadro più chiaro del motivo per cui stiamo parlando di guerra all'oro. Sono domande? Il 6 marzo del 1933, con il New Deal, iniziò quella complessa sequenza di proclami, messaggi, dichiarazioni, regolamenti, atti correlati, attraverso il quale il Presidente e il Congresso si occuparono della guerra dell'oro come emergenza nazionale. Fu una completa manipolazione dell'oro. La prima grande cosa da cambiare profondamente furono i soldi delle persone. L'oro fu nazionalizzato, scrivo io, in effetti confiscato, e il tesoro, ovvero la Federal Reserve, avvocò a sé tutte le monete d'oro e lingotti presenti assieme ai certificati di deposito d'oro. Ricordo, scrivo io tra parentesi, che non toccò quelli nei caveau delle banche né negli istituti trust privati. E da allora non fu più necessario coniare monete d'oro. Fu creato un nuovo crimine, semplicemente quello di possedere oro, considerato un'azione di accaparramento e disonestà punibile dalla legge, perché se non consegnavi l'oro avevi una penale e andavi anche in galera. L'aumento dell'inflazione fu indicata come abbastanza certa. La legge del 1869, che impegnava la nazione, quindi gli Stati Uniti, a pagare i debiti nazionali sempre in oro, venne abrogata e le promesse fatte ripudiate. Siamo fuori dal gold standard e molti pensano che siamo fuori anche da tutti gli standard etici. A tal proposito, il professor Henry McHolzer rinforza il concetto dicendo: in effetti, lo eravamo, il New Deal aveva dato vita a una nuova classe di criminali, individui con le temerarietà di negare che il governo avesse il diritto di confiscare
il loro oro. Worsen va giù. Quindi dopo le promulgazioni del 1933 agli americani fu impedito di detenere l'oro come misura di valore. Da allora abbiamo avuto solo denaro fiat, denaro creato senza nessuna garanzia. Prima del 1933 sulle banconote della Federal Reserve c'era stampata la scritta con la promessa che avrebbero potuto essere convertite in oro. Successivamente la didascalia sulle banconote è stata modificata con la scritta denaro legale negli Stati Uniti. Quando finalmente qualcuno ha riconosciuto l'assurdità di questa storia, la stessa è stata abbandonata e sul dollaro ora si legge la dicitura confortante: crediamo in Dio. Ecco, io farei qui una pausa, adesso in questo momento, chiedendo se avete domande, se no vi dico delle altre cose, non ci sono più. Visto. Posso sempre io una domanda, ti spiace? Certo. Allora, l'avevi probabilmente già spiegato anche sulle altre dirette che hai fatto, no? Però ti richiederei una spiegazione del termine trust. Cosa vuol dire? No, non posso parlare del trust, ti ringrazio, perché... No, solo il significato, non devi parlarne. Guarda, no, va bene, allora va bene, in termini molto generici, sì, questo te lo posso dire, per trust, il trust è una corporazione che viene costituita quando un soggetto o una famiglia ha dei beni importanti nel valore, no? Certo patrimonio importante, possiamo dire anche un valore oltre un milione di euro, una cosa di questo tipo, li mette all'interno del trust e una volta messi all'interno del trust nessuno li può toccare. Può venire la... Ma perdonami, il termine di per sé stesso cosa significa? Il trust, la parola trust in inglese vuol dire fiducia, no? Ok, cioè dai fiducia ad esempio, che ne so, un istituto di credito, tanto per dirti. No, l'istituto di credito è incorporato, no, è un'altra cosa, l'istituto di credito è una banca, viene incorporata a una licenza diversa, è una società diversa. Il trust è una società che hanno messo a punto nell'era moderna, nella City di Londra, dove sono gli avvocati più importanti, le società più importanti hanno quasi tutte sede nella City di Londra, oppure nei cosiddetti mercati finanziari liberi, no? Cioè, dove non ci sono tasse, queste cose. E ha come obiettivo principale quello di preservare il patrimonio, preservarlo per i redditi, scusate, per i figli, per preservarlo. Tante volte anche le stesse fondazioni sono costituite come trust. Quindi posso dire questo per il momento. Ok, perfetto. Grazie per la cosa generica. Prego. Grazie mille. Allora, a questo punto io continuerei la lettura, tanto siamo quasi alla fine, e poi magari apriamo domande e risposte, sempre che ci siano domande e risposte, siamo a disposizione. Allora, il Federal Reserve System. Ferdinando Lips continua dicendo: per capire meglio le relazioni tra oro e moneta è necessario dare uno sguardo, seppur frettoloso, al passato storico dell'oro, alla storia recente della Fed con la creazione del dollaro fiat. 35 anni fa, dice Ferdinand Lips, adesso ne sono passati più di 50, il presidente della Fed, Greenspan, scrisse nel suo articolo Oro e Libertà Economica: l'oro e la libertà economica sono indispensabili. In assenza del gold standard non c'è modo di proteggere i risparmi dalla confisca attraverso l'inflazione. L'oro è il protettore dei diritti di proprietà. Se si afferma questo, non si ha difficoltà a comprendere l'antagonismo degli statisti nei confronti del gold standard. Come la libertà, il valore dell'oro non deve essere mai sottostimato. Ben Davis, presidente della In the Capital Mining Journal, nel settembre del 2010 a Londra dichiarò: non è noto che il XIX secolo, quindi 1800, sia stato un periodo di prosperità e crescita economica senza inflazione.
le principali valute mondiali rimasero stabili per un lungo periodo. Questa stabilità è mancata nel XX secolo e aggiunge: il gold standard del XIX secolo è il più alto risultato monetario del mondo civilizzato. Molti di noi naturalmente non sapevano questa cosa, non si sa, non è scritto nel libro di storia. Allora, qui io scrivo, questo lo scrivo io, una nota che faccio io. Leggendo il libro La guerra dell'oro, si evince che dopo la creazione della Fed nel 1914, la politica monetaria americana si indirizzò verso la moneta fiat per ovvie ragioni. Scrivo tra parentesi, la Federal Reserve System è la banca centrale privata con sede a New York, ma che non ha nessun collegamento con il governo federale, no? Perché anch'io pensavo Fed, che volesse dire dello Stato federale, del governo americano, e invece non c'è assolutamente niente a che fare. Qui proseguo dicendo, la Fed non stampa oro, stampa moneta. Lips racconta tante cose interessanti nel libro, bisogna decodificare e leggere tra le righe. Per esempio, una fase intrigante dice: dal 1933 fino al 75 è stato illegale detenere oro, ovviamente negli Stati Uniti, tranne che per uso commerciale e autorizzato e o autorizzato. Mi sono chiesto che cosa vuol dire autorizzato. Per autorizzato si deve intendere l'oro detenuto nelle banche e nei cavò, insomma dove tengono l'oro i ricchi. Questo mica fu confiscato nel 33, non c'era nemmeno l'obbligo di dichiararlo, fu rastrellato solo l'oro dei cittadini comuni, insomma di nuovo poveracci. Avete capito questi furbacchioni? Questo è molto importante dal punto di vista della sicurezza dell'investimento in oro in uno di questi cavò che è esente, cioè tenerlo ovviamente in uno di questi cavò che è esentasse e assicurato. Lips continua dicendo: al ritorno dal servizio militare scoprì che i funzionari del tesoro americano e britannico durante gli anni di guerra avevano negoziato in gran segreto una riforma radicale del sistema finanziario mondiale presentata poi a Bretton Woods nel 44. Ricordo che nel 44 non era addirittura la guerra, non era ancora finita. L'oro era stato nuovamente riconosciuto come il valore di un sistema a parità fissa, il cui funzionamento sarebbe stato supervisionato dal Fondo Monetario Internazionale con sede a Washington. Ancora nel 57 le riserve auree degli Stati Uniti superavano di un rapporto da 3 a 1 le riserve totali in dollari di tutte le banche centrali estere. L'ultimo paragrafetto dice, si intitola, inizia la politica anti-oro americana. Nel suo libro Il necrologio anticipato, il dottor Frank Pick, analista cecoslovacco, nel 1981 scrisse: la funzione monetaria dell'oro, durata più di 6.000 anni, non è sempre piaciuta ai governi. Sin dal XVIII secolo la stampa di carta senza valore a quantità fissa di oro ha reso difficile resistere all'attrattiva di stampare moneta fiat, a condizione poi che i governi fossero pronti a scambiarla con il metallo giallo. Cioè c'era una relazione diretta tra la quantità di oro detenuta dal governo, dai governi, e la quantità di moneta fiat che potevano stampare, no? Ma i governanti e le repubbliche successive non sono stati in grado di gestire le proprie finanze e la valuta spendendo di più di quanto dovuto in bilancio e sono stati costretti a fare default in vari modi. Default, la parola inglese vuol dire fallimento, bancarotta in certo senso. Tra parentesi scrivo: ricordo che secondo David W. Miller, genio americano citato più volte nella trilogia, e altri autori, dopo la crisi del 29 tutte le nazioni andarono in bancarotta. Leggete la trilogia che ci sono scritte cose che non trovate mai nei libri di storia. Durante il suo periodo di massimo splendore nel XIX secolo, il puro gold standard ha costituito la base per il periodo di maggior successo di sviluppo industriale e finanziario del mondo occidentale. Durò fino al 1914, con lo scoppio della prima guerra mondiale, con la creazione della Fed cambiò tutto. Per conoscere la vera storia ti suggerisco di leggere il libro
i segreti della Federal Reserve scritto da Justin Mullins e scaricabile gratuitamente. Poi qui ci trovate il link. Il libro è in inglese, tra l'altro volevo anche tradurlo, perché io feci diversi interventi quando insomma iniziai, no, a fare i miei interventi con Accademia della Libertà. Purtroppo Accademia della Libertà è poi stata chiusa e molti dei miei interventi sono stati persi. Continuo dicendo, la limitazione alla proprietà dell'oro negli Stati Uniti fu abrogata dopo che il presidente Gerald Ford firmò un disegno di legge che legalizzava la proprietà privata di monete d'oro, lingotti e certificati con atto del congresso, eccetera, eccetera. Preciso che a tutt'oggi non c'è completa libertà di comprare oro da parte degli americani. Infatti non possono comprare oro o metalli preziosi all'estero. Sono gli unici al mondo assieme ai cinesi, alla faccia della più grande democrazia. E il dottor Frank Pick conclude dicendo: vi fu un diluvio di propaganda anti-oro, fuorviante e diffusa da parte dei potenti interessi della carta stampata, della carta moneta, scusate, che accompagnò questa politica e ancora oggi, siamo quando parla lui nel 1981, trasmettono l'illusione che gli Stati Uniti non abbiano bisogno di lingotti d'oro per l'emissione di banco moneta. Nelle mie conclusioni finali brevemente scrivo: durante i conflitti l'oro ha sempre incrementato il suo valore e questo avverrà anche con la guerra in Ucraina, a causa della quale potrebbe a breve sfondare la soglia dei 70.000 euro al chilo. Quindi è proprio questo il momento di investire in oro e metalli preziosi. Compralo dove vuoi, ma compralo. La seconda parte finisce qui. Ti ricordo che la consulenza sull'oro è gratuita. Per maggiori informazioni puoi contattarmi. Allora il mio intervento praticamente finirebbe qua. Se avete delle domande, io sono a disposizione. Poi vi devo dire delle altre cose su un articolo importante che dà anche il titolo a questa discussione. Io ho intitolato questo intervento Oro versus, che vuol dire contro cripto, ritorna al gold standard. Vi ricordate quello che ho appena letto, no? Che tutti questi autorevoli economisti riconoscono il fatto che le monete, per dare stabilità ai mercati finanziari, c'è bisogno di ritornare al gold standard, che in un certo senso... Max, scusa. Prego. Max, se ti posso dare un consiglio, ridallo il tuo contatto, perché in quel momento si sentiva pochissimo. Ti ringrazio, Stefano. Allora, per coloro, prego, la consulenza sull'oro è gratuita, potete ovviamente contattarmi me e poi come primo passo, e poi dopo, come si è detto, io collaboro con questi in Germania, faccio parlare con la gente, che è il dottor Walter Manca. Per contattarmi potete scrivermi o su Telegram naturalmente, oppure sul mio indirizzo di posta elettronica è mmguerrieri@yahoo.com. Non so per quale ragione io avevo un mio profilo sotto Dottor Max Massimo Michele Guerrieri, molti mi dicono che non mi trovano e io mi devo scusare, non so cosa sia successo, e molti mi trovano e molti non mi trovano. Coloro che non mi trovano sono pregati di utilizzare gli indirizzi di posta elettronica. Allora, dicevo del titolo. Per chi mi segue su Facebook e su Telegram, io, assieme alla comunicazione dell'intervento di oggi, ho allegato una fotografia in cui sulla sinistra è una fotografia relativa alle nuove disposizioni ISO 222, che hanno come obiettivo, l'ISO lo sapete è una certificazione di standard, no? di sistemi, intervengono un po' tutte le certificazioni, spesso si parla di ISO con un numero relativo. Grandi banchieri stanno lavorando anche sul futuro, come sappiamo bene, ce l'ha spiegato Nick Rockefeller nell'allegato del volume 2, la mia trilogia che ho scritto.
lui dice che il loro obiettivo finale è quello di partecipare tutti e di inserire la moneta digitale. In questa ottica, questa immagine, questa foto, che magari chi è interessato poi gliela mando, non ci sono problemi, mostra effettivamente una cosa molto interessante. E mostra, sulla sinistra ci sono elencati tutti i grandi istituti finanziari, no? C'è il Fondo Monetario Internazionale, c'è la BIS, che ricordo è la banca dei regolamenti dei conti di Basilea, molto importante, che io spiego un pochino tutta la storia nel capitolo 3. Poi qui ci hanno messo anche il World Economic Forum. Non è un istituto questo dal punto di vista pratico, è più un think tank, come sappiamo, no? Poi c'è la Banca Mondiale, ovviamente l'ISO, come dicevo, c'è lo SWIFT, che sarebbe il sistema che si usa oggi, no? Quando si deve trasferire soldi assieme all'IBAN europeo. E poi c'è l'altro ISO, che è collegato poi appunto all'ultima fase. Tenete presente che queste cose io ve le presento, però sono ancora al condizionale, perché non sono completamente ufficiali. Allora, si vede che loro hanno immaginato una cosa che di fatto ritorna al gold standard. Anziché chiamarlo gold standard, lo chiamerei mineral standard. Cioè, loro per la moneta digitale, per l'evoluzione del dollaro fiat in carta, hanno creato una moneta che si chiama Ripple. Quindi il dollaro a livello digitale poi sarà chiamato Ripple, e ce n'è un'altra che si chiama Stellar. Il Ripple, che è ovviamente la più importante perché sostituirà, secondo questa immagine, no? Il dollaro, deve avere un rapporto di con loro uno a uno. Cioè, per creare Ripple ci vuole un controvalore uno a uno di oro. Per creare lo Stellar, che è la seconda, ci vuole sempre nel rapporto uno a uno un controvalore equivalente in argento. Il Kingfin, che immagino copra il mercato asiatico, secondo Kingfin, perché avrebbe la Cina, invece è garantito il rapporto uno a uno dal rame. L'Algorand è collegato al Palladium, e poi c'è lo Iota, che è collegato all'Iridium. L'unico commento che faccio è l'Iridium mi sembra strano, ci dovrebbe essere il litio qua, per qualche ragione che ha molto più valore. Per qualche ragione ci hanno messo l'Iridium. Quindi, come vedete, tutto quello che le obiezioni, no, che hanno fatto tutti questi autori, no, in questo testo, effettivamente risultano valide. Io stesso nel saggio, mi sembra nella terza parte, avevo già capito quando l'ho messo insieme che l'unica maniera per riportare stabilità nei mercati finanziari era quella di ritornare a una sorta di gold standard. Sono stato fortunato nella mia intuizione, perché effettivamente questo è quello che stanno facendo. Ci sono domande? Avete capito tutto? Sì, una domanda. Prego. Mentre leggeva il report, se non sbaglio, è venuto alla luce il fatto che appunto quando c'è stata la confisca dell'oro si confiscava alla gente comune e non chiaramente a tutto quello che c'era nelle banche, nei cavò. Esatto. Ad oggi, se si acquista oro fisico, è quindi meglio... per probabilità anche che possa magari risuccedere una cosa come quella che è successa, quindi della confisca, lasciarlo nei cavò degli istituti presso cui si acquista, o comunque può valere lo stesso la pena averlo in casa propria o comunque in posti adibiti, ma non nei cavò? Sì, bene. Allora, la risposta la trovi nella prima. Ne ho parlato la volta scorsa. In questo particolare momento per me non c'è ombra di dubbio, conviene lasciarlo in un cavò, però c'è da fare una distinzione. Ci sono cavò e cavò, cioè ci sono dei cavò che delle aziende che lavorano come vere e proprie aziende, quindi quando te compri l'oro
loro che te compri loro i tuoi soldi, no? Vengono convertiti in oro, ma l'oro entra a far parte del patrimonio dell'azienda. Quindi se questa azienda per qualsiasi ragione dovesse fallire, te rischi di perdere anche tutto l'oro. Mentre invece ci sono aziende incorporate come trust a livello mondiale, non ce ne sono tante, allora in quel caso hai naturalmente, possiamo dire, una garanzia al 99.99%, perché si parla d'oro, no? Zicchi, la stessa cosa, per la quale nessuno ti può toccare l'oro. Cioè l'azienda può anche andare fuori, può anche fallire come azienda di gestione, però no, il curatore non potrà mai andare a pagare i creditori utilizzando il tuo oro, perché come ho detto è intoccabile all'interno di un trust e nessuno può fare niente. Quindi devi stare molto attenta in questo caso qui. Io suggerisco di comprare per piccoli importi monetine in oro e in argento, possibilmente per un massimo di 10.000 euro. Quelli sì, li potete prendere, li potete tenere in casa ben nascosti, li potete portare in banca in una cassetta di sicurezza. 10.000 euro magari per alcune famiglie sono tanti soldi, però diciamo che in linea di principio, come media, se non sono 10 possono essere 5, possono essere anche 3. L'importante è tenerli un po' in casa, perché se si dovesse veramente andare contro il grande reset, come molti esperti suggeriscono, la carta moneta non varrà più niente. Quindi l'unica cosa sulla quale noi possiamo contare è avere delle monetine di oro, d'argento. Ricordo che potete anche trovarle in platino e palladio, lingottini. Se volete maggiori informazioni, come dicevo in apertura, per questi piccoli acquisti, ci potete contattare, e vediamo di trovare la maniera. O vi indirizzo qualcuno dove vivete, vicino, dove abitate voi, dove potete comprare, oppure vi troviamo la maniera per, insomma, per state tranquilli per comprare quello che volete. Grazie mille. Prego. Naturalmente invito tutti di nuovo alla lettura del mio report. Io ho letto soltanto una piccola parte. Ora capisco che molti di voi, io lo leggo apposta perché so che purtroppo siamo pigri e non abbiamo voglia di leggere. Però se in preparazione veramente di un acquisto anche importante, bisogna documentarsi. Ascoltate pure tutti, però alla fin fine, anche per un fatto di coscienza, no? Di preparazione nostra personale, dobbiamo mettere l'oro, i nostri soldi, insomma, che abbiamo accumulato con grandi sacrifici, in mano a un'azienda o una persona, e bisogna documentarsi per farlo. Non si può mettere in mano anche se si dovesse trattare di 1.000 euro, dobbiamo darli in mano a persone responsabili, e per far questo dobbiamo avere la conoscenza di sapere le cose, e allora sarà più facile per noi capire se il nostro interlocutore è valido, è preparato, è uno che ha, insomma, studiato, ha una certa esperienza, oppure non lo è. E qui naturalmente poi faremo una scelta secondo coscienza. Quindi invito tutti a leggere il report, che è caricato sul mio sito ammenteaperta.net, cliccate sulla casellina consulenza oro, e lì praticamente ci sono quasi tutte le risposte alle vostre domande. Scusami, posso fare una domanda? Allora, per ricapitolare, quindi praticamente quando tu hai fatto questo escursus storico e parlavi del, diciamo, sequestro dell'oro, no? Mi sembra che è negli Stati Uniti. Allora, sì. Questa ipotesi, diciamo, è ripercorribile? E se è ripercorribile, quindi l'oro detenuto in casa, dal momento che credo che loro ne abbiano contezza, sarebbe sequestrabile? Sì, esatto. Hai sollevato un punto, Eliana, ti ringrazio, che mi sono dimenticato di dire. Quando vi fate così, sì, la risposta è sì, può esattamente succedere la stessa cosa, perché ricordatevi che l'oro è l'unica vera moneta come gente. Quindi nel momento del grande reset, se si va incontro a quel momento lì, e non è certo, bisogna sempre usare il condizionale, ma se si va incontro a quello che Klaus
Plaza e Company vogliono, e ci faranno esattamente la stessa cosa. Avendo te comprato oro, ti rimane la fattura, quindi ti rimane traccia. Quindi loro sanno perfettamente che te hai comprato oro e che ce l'hai in cassa. Sarai costretto a restituirla, perché non va in galera. Cosa diversa se te compri, diciamo, con noi, o compri oro magari in un istituto all'estero, perché in quel caso il denaro esce dalla traccia, esce dalla traccia bancaria, e a quel punto sia la banca sia il governo non sa dov'è, cioè sa che è stato trasferito in quella ditta lì, magari in Germania, però poi dopo ne perde traccia. A quel punto te da lì te lo puoi far mandare dove vuoi. È per questo che io nel mio piano B, per coloro che vogliono venire qua, suggerisco questa soluzione, perché in quella maniera lì loro avranno la disponibilità del proprio patrimonio senza nessun rischio, senza nessuna limitazione, cosa che non succederà al 100% se mantenete tutti i soldi in Italia. Perché se c'è una situazione veramente difficile, tenete presente che tra le cose che fanno, o a bloccare, come ha fatto in Grecia, i conti bancari, per cui punto bianco, non potete nemmeno più andare all'ATM e ritirare i soldi, non c'è pezzo, oppure limitare moltissimo i bonifici all'estero. Non riusciranno a limitare molto i bonifici all'interno della comunità europea per ovvie ragioni, e quindi avrete ancora la possibilità di comprare oro, ma non aspettate l'ultimo momento. La diversificazione va fatta adesso, va fatta in questo momento. L'oro, fra l'altro, anche la scorsa settimana è stata a un minimo storico, era 53, adesso ha ripreso un pochino, andrà sicuro. L'oro è calato un attimino, l'oro, in questo periodo. Perché? Perché durante una guerra, e noi siamo in guerra, non pensate che questa pièce è una scaramuccia locale che finisce tra pochi mesi, no, questa guerra continuerà almeno fino al 2025, perché l'obiettivo è quello di distruggere l'euro e l'Europa. Un più chiaro di così mi sembra abbastanza ovvio. In primis l'Italia. Dicevo, in questo momento qui non ci si può aspettare che l'oro voli, perché naturalmente risente anch'esso della crisi finanziaria, anche perché è direttamente collegata all'oro. Quindi cosa succede? Un triangolo: l'euro perde a vantaggio dell'oro che si apprezza, e automaticamente, siccome l'oro è inversamente proporzionale al dollaro, aumenta il dollaro, diminuisce l'oro. Capite? Quindi è proprio fisiologico quello che sta succedendo adesso. Però, a mio avviso, nei prossimi mesi l'oro si apprezzerà sicuramente e ricomincerà gradualmente la propria ascesa. Ricordo che negli ultimi 20 anni, dal 2000 al 2022, credere o non credere, l'oro è stato il miglior investimento possibile. Chi ha investito 100, diciamo, un dollaro, per farti un euro nel 2000 in oro, adesso ce ne aveva 5 nel 2022, cioè ha fatto 5 volte. Adesso è calato un pochino, no, ultimamente, ma sono sempre 4.4 4.5. qual è quella moneta digitale o quell'azione che ha guadagnato, che ha fatto 5 volte negli ultimi 20 anni? Non c'è nessuna. Ma non è impossibile, con tutto il rischio che poi un'azione comporta, perché se crolla il mercato finanziario perdi quasi tutto, mentre sull'oro non potrà crollare assolutamente niente. L'oro si può deprezzare nel breve periodo, e poi l'ascesa graduale nella rivalutazione, nell'acquisto del valore, continuerà. Guardatela, andate su Google, trovate anche sul sito che raccomando io, insomma, quello lì che faccio sempre vedere, e vi fate la proiezione dall'inizio della storia dell'oro, Gold Price History. Andate, vi dà la quotazione del giorno, degli ultimi mesi, degli ultimi anni, da quando è stato introdotto, e vedete che va su, via, cioè come trend è sempre positivo. Perché? Perché l'oro è l'unica vera moneta esistente. Quindi, scusami, posso? Prego.
In sostanza, quindi il consiglio è comprare oro, comprare all'estero e detenerlo all'estero. No, non necessariamente significa questo, Eliana, perdonami, forse mi sono spiegato male, te lo ripreciso. Devi stare molto attenta dove lo compri, è questo il punto centrale e fondamentale, ed è per questo che io lavoro per il momento soltanto con questa azienda tedesca che si chiama Ovesta, te lo posso dire, non ci sono problemi, perché è l'unica azienda che mi dà una certa garanzia. Poi in una conversazione privata te lo posso spiegare meglio perché mi dà garanzia, ma te l'ho già spiegato prima quando mi ha fatto una certa domanda su quella incorporazione lì. L'unica, sembra che sia un'azienda di quel tipo e quindi io ci lavoro perché è quella che mi dà maggiore garanzia. Trovate altre aziende anche in Svizzera, le conosco anch'io, ma non sono incorporate in quella maniera lì. Ed è per questo che io lavoro per il momento soltanto con quell'azienda lì. Poi se hai la possibilità di fare due chiacchiere con me te lo spiego meglio. Benissimo, grazie. Prego. Avrei una domanda. Phil, prego, aumenta il volume, non ti sento, perdonami. Aumenta un po'. Va bene, adesso mi si sente meglio? Un pochino meglio, un po' ancora di più se ce la fai. Comunque ti sento, prego. Ok, allora, buongiorno. Io ho letto tutta la trilogia del Nuovo Ordine Mondiale, ho anche fatto degli investimenti in oro. Avrei una domanda, perché comunque è un argomento che seguo abbastanza. Nessuno, e ripeto nessuno, di coloro che parlano dell'oro ha mai parlato dell'enorme crollo che ha avuto tra il 2012 e il 2019, perché sì, si parla, ok, in 20 anni è andato su, in 50 anni si è impennato, eccetera, eccetera. Però tra il 2012 e il 2019 c'è stato un buco abbastanza grande, cioè chi ha investito nel 2012 prima di vedere che si pareggiasse, diciamo, ha dovuto attendere ben 7 anni. La domanda è: a cosa fu dovuto quel crollo? E è possibile che ce ne sia un altro di questo tipo? Allora, guarda, ti do una risposta proprio al volo, proprio al volo, così la prima cosa che mi viene in mente. Allora, devi considerare che il valore dell'oro è anche in relazione alla quantità di moneta che le banche centrali stampano. In quel momento lì, se ti ricordi, dopo la crisi del 2008, c'è stata una grossa ristrutturazione a livello bancario, ma poi è stato introdotto il quantity easing, te lo ricordi, anche a livello di comunità europea. Quindi c'è stata questa grossa sovraproduzione, sovraintroduzione di euro, comunque sempre moneta digitale, perché questi soldi le danno alle banche. E questi sono andati, quest'oro è andato principalmente nelle borse. E ovviamente quando l'oro va nelle borse, è come immaginate, è come se fosse, cioè viene immesso nel mercato una certa quantità di oro, di moneta, questa può andare nell'oro o può andare nei mercati speculativi. Siccome la borsa aveva ripreso molto bene in quegli anni, tutti si sono versati a comprare stock nei mercati speculativi. Quindi è abbastanza fisiologico in quel momento lì che l'oro abbia perso. Ok, grazie. Prego, ora io non so, questo prendi questa. Io sono un appassionato di queste cose, non sono un esperto. Però no, è che nessuno ne ha mai parlato, cioè si esalta sempre, diciamo, quando è andato su, ma non si è mai parlato di questo buco, ecco, che comunque c'è. Lo sai perché non se ne è mai parlato? Perché gli esperti di oro in Italia che possano darti una risposta con un certo criterio, forse ci siamo solo io e Cecchi, mio conterraneo, forse? Nient'altro. Almeno che possano darti una risposta articolata. Questo per la ragione molto semplice, che come spiego nella prima parte, tutti gli operatori sono praticamente diventati dei consulenti finanziari, ma un consulente finanziario non ti vende mica oro, non sa assolutamente niente dell'oro. E quindi come fa a darti un'analisi se non conosce il prodotto?
Sì, ho ascoltato anche Andrea Cecchi, però neanche lui ne ha mai parlato di questa cosa. Non ho mai avuto occasione di fargli questa domanda. Contattalo, senti, okay. Sono convinto ti risponde. E allo stesso... Approfitto per dire, per dire che ho contattato Andrea Cecchi, no? Che anche lui è toscano come me. E però purtroppo non sono riuscito a coinvolgerlo a fare il lavoro con noi per diverse ragioni. La prima cosa è che lui vive nelle Bahamas e quindi non è disponibile in Italia, fa un lavoro di ricerca con un'altra azienda, benissimo, va bene lo stesso, non ci sono problemi. Però se sono convinto che se te lo contatti ti dà una risposta. Però siccome ti rispondo, però siccome mi hai detto che hai letto tutta la trilogia, a questo punto qui te mi dai là per farti delle domande. Perché sei uno dei pochissimi che ha avuto, credo a quello che mi hai detto, che ha avuto, come si dice in inglese, le budella per leggertela tutta. Hai per caso, e mi scuso con gli altri amici che sono all'ascolto, ma è un'occasione troppo appetibile per me, hai per caso delle domande per me, cose curiose che hai letto, brevemente, magari ne parliamo un attimo? C'è da dire che comunque ci sono alcune parti che più che da leggere sono da studiare, ecco, perché esatto. ci sono veramente tantissime informazioni. Sì, una domanda è sulla questione della SEC, che praticamente sì. Lì di fatto, come posso dire, sono quotati in borsa intere nazioni, da quello che ho capito. Sì, sì, corretto. Esatto. E quindi, ecco, giusto per avere una conferma, di fatto sono trattate come merce. Alla fine. Sì, certamente. Le nazioni, come ho detto diverse volte io, sono tutte società private. Ok. E poi un'altra cosa legato al capitolo 7, mi sembra sia, sì, capitolo 7, le Georgia Guidestones sì. Poco fa sono state demolite, distrutte, eccetera, eccetera. Quello però sì. È una sorta di rituale, la distruzione del simbolo, giusto? È stata fatta probabilmente da chi le ha costruite o chi comunque ha partecipato a... cioè chi conosce il significato di quel momento. Guarda, ti ringrazio di questa domanda, perché è una cosa sulla quale volevo anche parlare, però adesso non mi lasciano molto spazio, no? Uh-huh. Gli amici di YouTube preferiscono parlare di altro, sai, il lavoro che ho fatto io per molti è anche abbastanza scomodo, no? E va bene, approfitto per dirti, primo che non ho avuto tempo di fare uno studio simbolico, no? Cioè su numerologico, considerando le date, quando è accaduto, insomma c'è da fare tutto uno studio particolare, perché quando loro compiono un'azione è sempre, come sai, come è spiegato nel libro, è sempre un'azione che è collegata a una data importante. Un evento importante della storia e non ci ho avuto tempo, ho dovuto fare altre cose e poi ho visto che interessava il giusto, però ti posso dire una cosa che ho notato e che gli esperti non hanno notato e che è la seguente: non è stata un'esplosione che ha buttato su due delle lastre, è stato un missile terra-terra. Può essere stato un bazooka, può essere stato... Infatti la luce che si vede prima è la luce del missile. Poi a livello, tanto per confondervi un po', a livello mediatico hanno parlato di esplosione, ma voi capite che un'esplosione, cioè dal punto di vista, come posso dire, giornalistico, doveva essere fatta una sorta di perizia un pochino più attenta e non l'ha fatta nessuno. No, te la dico io, però non è stata un'esplosione, non si deve parlare di esplosione, ma si deve parlare di un missile che è stato probabilmente sparato a livello della Terra e concordo con te sul fatto che quella lì è stata un'operazione condotta da Rosa Crociani che
per tutta una serie di ragioni, non hanno più condiviso quello che era scritto famoso, no? Della riduzione della popolazione a 500 milioni di abitanti sulla Terra, al primo punto del Georgia Guidestone. La notizia che ti posso dare, hanno intervistato, cioè anche su, hanno intervistato Mr. Clapp, no? Che è uno di quelli che ha partecipato proprio alla costruzione che hai menzionato, no? Nel lavoro che ho fatto io, che è sicuramente il più accurato che sia mai stato fatto a livello mondiale. E ha detto, in 6 mesi lo vogliamo ricostruire. Io l'unica cosa di cui mi sono sempre meravigliato è che quando, conoscendo l'America, quando si ha una cosa di grande valore, ci si mette intorno alla recensione, si mettono camere da tutte le parti, e c'è sempre una security, no? Una guardia che controlla gli ingressi 24 ore su 24. Lì stranamente non hanno fatto niente. E io, quando ho preso in mano questo lavoro qui, ho detto, ma com'è possibile che in questo posto ci possano andare tutti? Infatti ogni tanto andavano lì con le bombolette, no? Tipo atti vandalici, successe diverse volte, che sono stati senza nessun tipo di controllo. Questa è la cosa che mi ha sorpreso di più. Ora, è successo questo fatto, lo vogliono ricostruire, stai tranquillo che quando lo ricostruiranno ci sarà una super sicurezza. Perché lo fanno di sicuro, Sì, è una... se posso chiudere, una cosa che ha sorpreso me è che praticamente lì è saltato un monolite, però gli altri erano ancora su e il giorno dopo, 2 giorni dopo, sono stati tirati giù. Ora, solitamente quando un'opera viene danneggiata si tenta in un qualche modo di restaurarla, non la si butta giù, non si distrugge tutto quanto, solitamente, e quello mi è sembrato molto strano. Cioè... Sì, perché hanno fatto le cose di fretta, hai ragione, esatto. Le cose troppo di fretta, dovevano aprire un'inchiesta e i periti dovevano dire se, cioè, se queste lastre erano pericolose o no. E invece hanno fatto tutta una cosa di fretta. Probabilmente sai cosa è successo. C'è anche da parte loro c'è la volontà di cambiare pagina, secondo me. Si sono resi conto che hanno spinto troppo, soprattutto sul primo punto. Perché molte delle cose che dicono sono condivisibili. Se te leggi poi i contenuti, a parte il primo punto, le altre cose sono perfettamente condividibili. Ecco, probabilmente, secondo me, l'hanno buttata giù per questa stupidaggine che hanno scritto in maniera anche abbastanza sfacciata nel primo punto, e vedrai che quando la rifaranno cambieranno il testo. Sono abbastanza certo di questo. Perfetto, grazie. E comunque ogni tanto ti ho inviato qualche mail e comunque... mi rileggerò alcune cose della trilogia perché molte sono davvero interessanti, eventualmente domande te le invierò per email. Certo, quando vuoi la consulenza, perché se hai letto il libro è completamente gratuita, potete chiamarmi, si fa due chiacchiere, non ci sono problemi. Questo è un po' il lavoro di consulenza che io mi ero anche impegnato di fare, anche però devo dire che insomma queste cose, lo sapete, interessano giusto, bisogna studiarle, approfondirle, e la gente è abituata oggi a essere intrattenuta, non si legge in maniera molto superficiale. Phil, se per cortesia quando mi scrivi, scrivimi pure, perché io adesso non mi ricordo di te, magari ho usato un altro nome, capisci? Non mi ricordo. Scrivimi pure, così magari vado a rivedere i messaggi che mi hai mandato prima. Va bene, ma per email, perché io ho inviato solo email finora. Sì, email, intendo dire l'email, sì. Ah, ok, mando l'email, perfetto. D'accordo. Bene. La ringrazio. Grazie a te. Dammi pure del tuo, Certo. Allora, altre domande? Sì, grazie. Posso fare una domanda? Prego, Rossella. Se una persona va all'estero e ha comprato in Italia, diciamo, un quantitativo d'oro, adesso non so valutare se piccolo o di più o più grande, e va per esempio ad abitare in un altro paese, e come fa a portarsi l'oro? Cioè, che legislazione c'è? Cambia da paese a paese?
ti mettono delle tasse, perché ho sentito parlare Sì, esatto, Rossella. L'unica cosa che ho dopo l'ora è tu e te lo puoi portare dove vuoi. In genere ti devi affidare a una di queste aziende di sicurezza, no? In Italia c'è la Ferrari, poi c'è la stessa Brinks, credo, e ci sono altre aziende di sicurezza, e quello non è un problema. Ti costa caro, lo devi assicurare, ma te lo portano dove vuoi. Il punto sono le tasse, cioè se te presento, per esempio, ti decidi di venire in Tanzania, ti devi pagare, mi sembra, il 7,5% di tasse. Quindi se ti muovi invece all'interno della comunità europea, credo che sull'oro non ci siano tasse, sull'oro tuo, l'oro tuo di proprietà, diciamo, come investimento. Dipende da dove vai, dipende dalla tassazione. Se vai in America, sensazione mia, ci devi pagare le tasse, che sono il 6,35%, dipende dallo stato dove arrivi. Però ci devi pagare le tasse, sono abbastanza certo di questo. Ecco, facciamo l'ipotesi, non so, di Panama, per esempio, America Latina. Di Panama? Sì. Panama non aspetta, fammici pensare. Panama forse non ci sono tasse sull'oro, perché Panama è conosciuta come free tax, no? Una zona senza tasse. È molto probabile che se vai a Panama non... Però questa è una cosa che puoi chiedere a un se conosci qualcuno a Panama, non è difficile, no? Insomma, avere questa informazione. Vabbè, coglievo l'occasione perché appunto ho chiesto a delle persone, insomma, che sono là e non sapevano dirmi esattamente. Scusa Rossella, parlare con un orefice. Devi parlare posso dire la mia? Vedrai che un orefice non lo sa se ci deve pagare il tasso a me. Max, posso dare un consiglio a Rossella? Sì. Ciao, mi chiamo Emilio. Ciao, mi chiamo Emilio e ascolta, ti consiglio di venderlo e ricomprarlo lì. Fai prima. Ok, cioè quindi se uno si sposta lo deve, è meglio comprarlo nel luogo dove va a abitare, insomma. Sì, certamente Rossella, è evidente, se voi venite in Tanzania io vi faccio comprare l'oro di sicurezza presso questa azienda, ma è un investimento a garanzia che vi chiedo. Se poi vi spostate qui è più conveniente, oddio, non è che sia molto più conveniente, devo spiegare. La Tanzania è un paese, il mercato dell'oro è controllato dal governo e c'ha questa politica per cui tiene l'oro molto molto alto, il prezzo è regolato ufficiale, è regolato dal governo. Quindi non è che ci siano tantissime margini, però sicuramente conviene comprarlo, qui è chiaro. Ecco, e per vendere l'oro, perché è facile comprarlo, insomma ci sono, diciamo, possibilità. Sicure, allora, venderlo, rivenderlo, sì, ecco, in un altro paese, tu vai a stare in un altro paese e conosci meno le cose, comunque il problema che molti sollevano dice, ma quando poi lo vendi, a chi lo vendi, guarda, che problemi ci sono? Fai l'esempio, in Italia so che se vai a una compravendita d'oro, ne ho parlato negli interventi scorsi, e mi sembra che te lo vendano a 30, ti danno 30-31 al grammo, euro al grammo. Quindi perdi un sacco di soldi se lo vendi. Se lo vendi, vieni qua per esempio, lo puoi vendere un pochino meglio, lo puoi vendere un pochino meglio, però dipende tutto dalla quantità dell'oro, perché se non è una grande cifra, probabilmente te lo puoi anche prendere e portare qua, perché come si è detto, in Italia lo venderesti a 30-31, se sei fortunatissima te lo possono comprare a 33-34. Tieni presente che ufficialmente gli orefici non te lo possono comprare a te, perché sei un appuntato, quindi devi rivolgere soltanto agli intermediari, che sono i compravendite d'oro, no? Se invece te lo porti qua, ci devi pagare un po' di tasse, però tutto sommato, anche se metti le tasse e ci metti il 7% di tasse, come si è detto, su $32 vai a 39, e qui l'oro lo puoi rivendere a 45-46, perché è il prezzo che fa il governo, capisci? Quindi c'hai in un certo senso la convenienza, se vieni qua, nonostante le tasse, a portarlo con te. Scusa, io ho aperto più tardi. Cosa intendi per qua? Io vivo in Tanzania. Ah, tu sei in Tanzania, ok, ok. Sì, io vivo in Tanzania. E quindi, in quel caso... Però posso dire una cosa,
Rossella, attenzione. Dimmi. Scusa, ti sento malissimo, se puoi aumentare un pochino. Attenzione che ogni paese è completamente diverso. Esatto, è per questo che dico... Sì, mi senti meglio adesso? Sì. Io sento bene. Sì, dicevo, ogni paese ha delle regole completamente diverse, quindi devi informarti paese su paese. Per esempio, in molti paesi tu non puoi vendere l'oro se non sei residente. Ok. Ma questo è evidente, perdonami, abbi pazienza. Come sì. Io, sì. È evidente, non lo puoi vendere da nessuna parte se non sei residente. Se sei un turista puoi mica vendere oro. No, certo. In certi paesi sì, in certi no. Quali sono i paesi no? Ti sbagli. Vada sensazione, per carità, no. Non voglio essere scortese, sì. Magari ne parliamo un'altra volta. Paesi però l'oro è super regolamentato in tutte le nazioni. No. L'oro è super regolamentato in tutte le nazioni, posso assicurare io. E per fare compravendita d'oro addirittura devi avere una licenza in tutte le nazioni. Se hai dell'oro proprio, allora lo puoi vendere, ma per piccole quantità. E devi essere residente prima di farlo. O cioè, lo puoi vendere a nero, certo, puoi vendere a nero, piccole quantità le puoi vendere a un conoscente, cioè non c'è mica problemi, ufficialmente lo potresti fare. Esatto. Bene, grazie. No. Prego. Ci sono altre esatto, domande? Cioè, ci sono paesi dove si fa tutto al nero. Sì, devi però abbi pazienza, io sono una persona. Nessuno va a venderlo in banca. Abbi pazienza. Ogni paese sono... Non voglio essere. Quando si cita una cosa così, bisogna citare il paese. Se no, la citazione è troppo generica che non apporta niente alla conversazione. No? Scusa, io sono un po' pignolo. No, si fa per parlare, ma questo non è un intervento che io faccio per parlare. Io non sono un intrattenitore, eh? Io si faccio un intervento per darvi delle informazioni e cose concrete. Ci sono altre domande? Scusa Max, io gradirei avere la possibilità di scaricare il formato ebook della trilogia. Sì, ce la fai a scrivermi, mi trovi? Aspetta un attimo, ti scrivo io, se ti scrivo sì, se io... no ti contatto anche su... No, se ti scrivo io ti dovrei memorizzare, no? Se io ti mando un messaggio adesso, perché voi non mi potete contattare perché l'hai ricevuto il messaggio? C'è questa cosa particolare per cui... Ecco, anche Maurizio vuole la trilogia, grazie va mille, bene. Ah, eccolo Max. Qua, sì. Max, sì. Scusami... Sì. Max, basta che le mandi anche solo un ciao, le arriva il messaggio in esatto, privato. L'ho già fatto, Stefano. Sì, grazie. Sì, confermo, mi è arrivato, grazie mille. Ecco, benissimo. Allora, Maurizio mi ha riuscito a mandarmi un messaggio, no? Maurizio mi ha mandato un messaggio, mi mandi la trilogia. Non so come mai, qualche volta non riuscite a trovarmi, non riuscite a contattarmi, non so che dici. Tutti quelli che la vogliono me lo chiedono, io quando sono nato. Ve lo mando, cioè non ci sono problemi. Un'altra cosa che vi devo dire, siamo in chiusura, è che siccome il discorso oro sta andando avanti, il momento è ottimo e siamo molto pieni, sia io che Walter, stiamo cercando collaboratori, cioè persone che hanno desiderio prima di tutto di approfondire l'argomento. Noi li facciamo in training, io personalmente mi prendo cura di loro per la parte storica, no? Tutte queste cose qui di nozione generale, e per la parte tecnica poi se ne occuperà Walter Manca. Walter, sei ancora in ascolto? Sì, ci sono, eccomi. Ecco, fai un breve intervento, dai, così saluti gli amici insomma, stiamo cercando dei collaboratori validi, no? Possono essere persone che lavorano nella finanza, e assicuratori, insomma gente che è in contatto anche con magari clienti importanti, perché il problema della diversificazione in Italia è più che mai hot, come si dice in America, è caldo. Bisogna che tutti facciate veramente mente locale e capiate che non è opportuno tenere tutti i soldi in banca. Io lo so che mi sto facendo dei nemici in questo momento, ma purtroppo io lavoro come consulente e vi devo dire le cose come sono,
e quindi anche diversificare un 10, 20, 30%, anche fare un piccolo piano d'accumulo, insomma fare qualche cosa. Lo volete fare con un'altra azienda e con altri consulenti? Benissimo, non ci sono problemi, no, ma fatelo. E questo, e c'è un po' una situazione di blocco, no, anche mentale. Abbiate un po' di coraggio, insomma, bisogna affrontare, diciamo, un pochino tutti, no? Questa situazione con delle azioni. Ora, io capisco che non tutti voi siate pronti per venire a trovarmi in Tanzania, no? Perché ci sono, per carità di Dio, problemi, situazioni, chi non è interessato, eccetera, eccetera. Ma quella di comprare un pochino d'oro per diversificare, santo Dio, un po' di impegno ci vorrebbe. Via, prego, Walter. Eccomi, allora. Scusa Walter, sì, ti ho interrotto tra una persona e l'altra proprio per non interrompere i discorsi. Volevo anch'io, io sono nuova, per cui mi sono entrata anche tardi, adesso piano piano mi documenterò. E volevo anch'io, per cortesia, la trilogia. E poi volevo chiedere una cosa, se era possibile. Quando parlate di oro, naturalmente parlate di lingotti d'oro con il timbro, non di anelli, oggetti e cose che una persona ha. Domando, no, perché... Ecco, oro, okay, tutto certificato. Tutto certificato, ok. Grazie, scusate, e vorrei la trilogia, se possibile... E poi niente, adesso mi informo da sola, piano piano arrivo da lei. Mara, ti ringrazio dell'intervento. Con la trilogia vi mando anche il link che ho fatto sul saggio dell'oro, così ve lo leggete, va bene? Ok, grazie, perfetto, grazie. Ecco, allora, quello che diceva Max è fortemente giusto e fortemente attuale, nel senso che la diversificazione dovrebbe essere sempre tenuta presente, e in questo momento, oltre al discorso della diversificazione, metterei anche il discorso della protezione del proprio patrimonio, del potere d'acquisto. Ecco perché avere oro, metalli preziosi, è fondamentale, e soprattutto in questo momento può essere ancora molto vantaggioso, visto il prezzo relativamente basso. Per quanto riguarda l'azienda con la quale io collaboro, che è questa azienda germanica, la Ovesta, è quella che ritengo sia la Mercedes fra i commercianti di metalli preziosi per il servizio completo che offre. Come diceva giustamente Max, se uno ha esigenze diverse, cioè non ha bisogno del servizio ma del lingotto, stiamo lavorando per trovare una soluzione conveniente e vantaggiosa anche per chi ha questo tipo di esigenza. Sulla collaborazione con Ovesta c'è, come diceva Max, una formazione che va fatta necessariamente per poter proporre in maniera adeguata e corretta il servizio di Ovesta, e siamo volentieri a disposizione. Io per la parte tecnica, Max per la parte storica e formativa generale sull'oro, e quindi se qualcuno volesse fare anche un po' di questa attività è comunque sempre il benvenuto. Premetto una cosa, che io vengo da 28 anni di banca, cessati nel gennaio del 2010, quando le cose stavano iniziando a cambiare in maniera pesante, e che non apprezzavo, già alcune cose non le apprezzavo negli anni precedenti, ma stava veramente diventando uno sfruttamento del cliente a senso unico, e la cosa non mi piaceva. Per cui quando adesso si dice via dalle banche, devo dire che in parte lo condivido, ma più che altro per questo motivo, perché le banche non sono più quell'istituzione che doveva essere, o come la immaginavo io o l'avevo idealizzata io, al servizio del cittadino, dove ovviamente per un servizio veniva richiesto un corrispettivo, ma è diventato veramente lo strumento in mano a chi
sta vivendo di speculazioni e le speculazioni vanno di solito a scapito degli ultimi, e questo non mi piace, ecco. Soprattutto con le prospettive future, quello di cui ha parlato Max, anche questa nuova valuta con il rapporto 1-1 con oro sottostante o metalli preziosi sottostanti, è un futuro che ci lascia molte perplessità su come saranno le banche. Ecco, io sono a disposizione, sì, ovviamente, per la consulenza su Auesta, e tramite Max chi vuole mi può contattare. Allora, grazie Walter. Si parla di banche, si parla di evoluzione future, no, del sistema finanziario. Forse molti di voi non sapranno del rescriptum ex audiencia emanata da Papa Francesco lo scorso mese. Questa è una lettera, una comunicazione ufficiale del Papa, che in sintesi, ve la leggo, al punto 4 dice, ascoltate bene, intanto, sì, questa rescriptum è un'espressione latina, è una risposta scritta, questo l'ho visto da Wikipedia, no? Di un imperatore romano o di un papa a un'indagine o una petizione legale, comunicazione ufficiale si chiama. Allora, al punto 4 dice: la Santa Sede e le istituzioni collegate con la Santa Sede, che siano titolari di attività finanziarie e liquidità, in qualunque forma esse siano detenute presso istituti finanziari diversi dallo IOR, devono informare lo IOR e trasferirle, quindi i depositi, parla dei depositi, presso di esso appena possibile entro 30 giorni dal 1 settembre del 2022. Cioè praticamente Papa Francesco, Cardinale Francesco, con questa comunicazione ha sollecitato tutti coloro, gli istituti finanziari che collaborano con lo IOR, poi ci sarebbe un discorso lungo da fare sullo IOR, che io però ho presentato nella, molto interessante, che è presentato in dati di Lucina, non voglio parlare, di trasferire i beni allo IOR stesso. Ora, io, a memoria mia, secondo me una cosa così non è mai successa nella storia, quindi vuol dire che qualcosa sicuramente succederà. Ve l'ho letta questa cosa qui perché ha fatto, io all'inizio pensavo che fosse una bufala, invece l'ho approfondita e anche pubblicata nel sito della Santa Sede, e quindi è sicuramente una disposizione che tutti gli operatori finanziari devono diciamo considerare. E non so quello che succederà, perché non si sa, no, quello che succederà, però se Cardinale Francesco, Papa Francesco ha deciso di emanare una comunicazione di questo tipo, vuol dire che ha delle buone ragioni per farlo. Non è mai successo nella storia una cosa del genere, almeno che mi ricordi. Ci sono altre domande? Se posso, sempre io. Sono entrata tardi e rompo le scatole alle 7. Prego, non so se questa domanda già è stata fatta o già la posso leggere. Eventualmente me lo dite e basta, e mi taccio. Volevo sapere come mai, in un momento storico come questo, dove la domanda di metallo prezioso, per metallo prezioso intendo oro, argento, forse sì e no il rame, non il ferro, perché il ferro è aumentato tantissimo perché manca, però la domanda di oro e di argento in questo momento è molto alta, così dovrebbe essere alta la domanda per esempio di cripto, perché nessuno si fida più della moneta e cose del genere. Perché l'oro non sta aumentando? Perché il Bitcoin sta calando? È una cosa che mi sta lasciando esterrefatta. Insomma, quando la domanda aumenta, in genere il prezzo aumenta. Allora a questa domanda ti ringrazio, ho già dato la risposta prima, ma te la ridò di nuovo. Ho fatto notare che adesso c'è la guerra in Ucraina, no? E ho spiegato, se si vanno a vedere gli andamenti storici, no? Perché anche qui mi sono dovuto andare indietro e vedere tutti gli andamenti storici dell'oro durante la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Insomma, all'inizio di un conflitto,
E tenete presente che questo è un conflitto vero, l'ho già detto, non pensate che finisca. Putin va avanti, e insomma Putin fa un certo tipo di lavoro lì, e andrà avanti sicuramente. E all'inizio dei conflitti un pochino tutti i mercati perdono, e automaticamente perde anche l'oro, perché c'è un deprezzamento dei valori generali, no? Si spende di più nelle guerre, e quindi per esempio l'euro è calato. Calando l'euro, e la guerra è stata fatta apposta anche per diminuire e deprezzare l'euro, che è sempre stata una spina nel fianco rispetto al dollaro, perché aveva un valore superiore, vi ricordate, no? Fino a pochi giorni fa. Ora poi vi devo dire anche un'altra cosa che se non è così rilevante. Automaticamente, siccome c'è un rapporto diretto fra queste oro, ovviamente dollaro e euro, calando l'oro si è riapprezzato il dollaro, ma riapprezzando il dollaro non si può riapprezzare anche l'oro, perché sono direttamente proporzionali, cioè quando uno va su l'altro va giù. Ecco, ti ho dato la risposta per l'oro, credo sia la risposta giusta, non lo so. Per quello che riguarda il Bitcoin, non bisogna dimenticare che quando si arriverà al grande reset, e il termine ultimo, secondo quello che hanno detto loro, dovrebbe essere il 2025, ci sarà l'ennesimo crollo delle borse, e quindi ci sarà anche l'ennesimo crollo di tutte le criptovalute, Bitcoin in primis. Quindi perché uno dovrebbe adesso investire in Bitcoin? Bitcoin ha già perso tantissimo e sta perdendo ancora. Quindi Bitcoin risente degli andamenti altalenanti di tutte le criptovalute, che in questo ultimo periodo hanno perso un sacco di soldi. Io ho 3-4 amici con i quali ero in contatto per un possibile investimento in oro, loro avevano investito tutto in cripto, e adesso, 2 anni dopo, si lamentano perché hanno perso il 50% del valore d'acquisto, e mi dicono: Massimo, avevi ragione, devo comprare oro. E che posso fare? Io, più che dirle le cose, non posso mica obbligare nessuno. Ma era logico che sarebbe successo, perché anche se c'è una crisi finanziaria, tutte le criptovalute immediatamente perderanno 30, 40, 50%. Non so se ti ho dato la risposta, però. No, veramente scusa. Cioè, questo d'accordo, ma io so che la legge elementare di mercato, proprio elementare, basilare, ti insegnano la seconda lezione di economia politica, è che c'è una curva della domanda e dell'offerta. Non necessariamente sull'oro, l'ho letto in precedenza, te lo leggo di nuovo, un po' di pazienza, l'ho letto in precedenza. Allora, vediamo un po', quando ho parlato della storia dell'oro, ho letto per la storia recente, ascolta bene, la NM Rothschild & Sons, o Rothschild & Sons, la compagnia della famiglia Rothschild nella City di Londra, è il luogo in cui avviene la fissazione dell'oro, che iniziò nel 1919. A seconda di Eustace Mullins, attore americano da me più volte citato nella trilogia, si tiene 2 volte al giorno, alle 10.30 e alle 15. Nella corte si trova, New Court si trova nel sito architettonicamente ricco di Simon Smith's Lane, uno stretto vicolo medievale nel cuore della City di Londra, eccetera, eccetera. Quindi, quando si dice che il mercato dell'oro si autoregola secondo la legge della domanda e dell'offerta, si dice una cosa non corretta, in particolare nel caso dell'oro, il cui prezzo è definito, secondo lo storico americano Mr. Mullins, da un comitato di 3 persone che lavorano per i Rothschild, banchieri che controllano direttamente e indirettamente tutte le licenze del banking del mondo, Roma e Cina inclusa. Nella trilogia faccio un ulteriore approfondimento su queste licenze di banking, che in realtà non sono assegnate dai banchieri, ma ancora con molta probabilità autorizzate dal Vaticano stesso, perché una volta rilasciate. Ok, grazie, leggerò attentamente, poi alla prossima diretta farò. È tutto spiegato nel report, eh? Mara, ok, grazie. È tutto spiegato. Prego, prego. Grazie. Allora, se non ci sono altre domande, io ho un altro appuntamento con un altro canale.
in questo momento, non voglio essere scortese, sono già in ritardo. Io chiuderei la registrazione qui, invitando coloro che sono interessati a richiedermi link per documentarsi un po'. È sempre importante conoscere prima di decidere. E vi do appuntamento al prossimo sabato alla stessa ora. Siate liberi, per chi riceve i link, di condividerli. Cioè, se avete le persone che pensate che possano essere interessati, più le persone leggono la trilogia e più riescono, possiamo dire, no, a capire un po' la situazione, soprattutto la situazione che verrà. È una lettura difficile, però siate liberi di condividere i link che vi mando, non ci sono problemi. Io naturalmente ringrazio tutti. Ecco, qui Maurizio mi chiede una cosa, ti rispondo subito, appena chiudo ci sentiamo un attimo e poi ti do la risposta, va bene? Che è una risposta un po' articolata. Ringrazio naturalmente il dottor Manca della presenza, della partecipazione, e vi do appuntamento a tutti alla prossima settimana. Grazie. Saluto a tutti anch'io, grazie mille a tutti. Grazie, saluto grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie. Grazie mille grazie a tutti. Grazie a tutti, ragazzi. Prego. Sì.